Benvenuti a Gusto ad altissimo livello, un evento all'insegna della gastronomia e di attività divertenti sulla neve, organizzato e promosso dal Master in Cultura del Cibo e del Vino di Ca' Foscari e dalle aziende che lo sostengono. Infatti oggi a 1350 metri al rifugio Posa Puner potremo assaggiare le eccellenze enogastronomiche di Treviso e del Veneto. Assaggeremo gli spumanti Bisol, Bell Star, i Prosecco Geio e poi andremo a degustare anche la birra Pedavena e ad assaggiare eccellenze quali i formaggi di Latteria Soligo, le carni di Colomberotto, i salumi De Stefani, e questi sono solo alcuni esempi. Siamo con un ospite d'eccezione, il campionissimo Maurilio De Zolt, che ci racconta l'ebbrezza di bere un calice di prosecco a 1350 metri. Beh, diciamo che a berlo a 1350 metri si assapora un po' di più prosecco e anzi ti fa anche un po' più di effetto. Poi tra l'altro la fatica non la senti neanche, dopo vai via come una scheggia sui lissi di fondo. Quindi sicuramente un buon modo anche per iniziare la giornata. Oggi voi farete dei bellissimi percorsi con lo sci da fondo lungo questi bei percorsi, queste montagne. Sì, infatti sono venuto qui con gli amici di Valdoviadrin che sempre mi hanno fatto il tifo e appunto sono stato anche nominato Cavaliere del Prosecco. E sono venuto qui per vedere questa pista che è stata tracciata dall'amico e vedere com'è, insomma, da testare un po'. Hanno detto che è una bellissima pista e tra l'altro qui si vede un bellissimo panorama e complimenti a quelli che sono riusciti a tracciare questo percorso. Giacomo Pierdonà è il gestore del rifugio Posa Puner, origini bellunesi ma animo trevigiano, e infatti Giacomo Pierdonà sa valorizzare al meglio la montagna di Treviso. Senza dubbio stiamo cercando, con l'aiuto anche di qualche sponsor, di far conoscere la montagna di Treviso anche d'inverno. E cosa si può fare qui di bello? Beh, intanto vedete dove siete, noi abbiamo, la gente non pensa che abbiamo tanta neve così, e invece è qui presente. Noi abbiamo un gatto delle nevi, battiamo le piste sia per le ciaspe che per i sci da fondo e anche per i sci d'alpinismo. Speriamo di riuscire ad avviare anche d'inverno queste aree. Oggi il rifugio Posa Puner e questo bel territorio rappresentano un'aula d'eccezione per il Master in Cultura del Cibo e del Vino e ospitano un bel evento all'insegna dell'enogastronomia e delle attività sulla neve. Cosa potremo fare di bello oggi? Ma oggi di bello intanto è partito De Zolt con i fondisti e sappiamo bene chi è De Zolt, no? Non serve aggiungere altro. Abbiamo un ritrovo via la Malga Mont, perché oltre che il rifugio qui abbiamo delle aree, abbiamo diverse malghe, dunque è una montagna che è viva, poco conosciuta ma viva. Speriamo che la sensibilità che gli imprenditori e le aziende ci stanno dando lo abbia anche qualcuno un po' più in giù, soprattutto province e regioni. Qual è il segreto per valorizzare al meglio questa montagna? Intanto conoscerla. E io sono convinto che soprattutto Treviso non conosce questa zona. Io, essendo bellunese e agordino, conoscono molto di più le nostre aree che queste, ma una volta provare sarebbe molto bello anche per loro, resterebbero stupiti di questi panorami. D'altronde si vede Venezia, si vedono le Dolomiti, si vede tutto da qua e è a un quarto d'ora dai centri più grossi. Un'altra bella occasione di unione dell'impresa che opera nell'enogastronomia, quindi tutte le imprese che fanno parte del, chiamiamolo, club
che sostiene il Master per la cultura del cibo e del vino, uniti a un territorio, un paesaggio che è unico nel Veneto. Siamo a Posa Puner, in questo luogo che è il più alto rifugio alpino della provincia di Treviso, da dove si domina veramente tutto il Veneto. Qui dicono che quando c'è stata l'invasione austro-ungarica, quando sono arrivati a varcare questa montagna, i soldati erano migliaia, si sono fermati e hanno fatto una grande esclamazione, un oh, per esclamare a questo splendido apertura sulla pianura del Veneto. E quindi qui tutti i prodotti delle aziende partner vengono ad accogliere i grandi numerosi visitatori che oggi vogliono godere di questa esperienza. E quindi con questo master della cultura del cibo e del vino, che con Ca' Foscari sta portando in alto l'immagine di Valdobbiadene, siamo in un altro evento che sicuramente segnerà uno dei bei momenti di questa esperienza. Ci troviamo con Angela Colmellere, sindaco di Miane, che oggi ospita questo bellissimo evento e che crede fortemente nel progetto del Master e nella promozione della cultura, del cibo, del vino e soprattutto del territorio. Sì, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori per aver scelto un nostro rifugio come meta per poter fare questa bellissima iniziativa. Siamo convinti che natura, sapori e cultura sia proprio una fusione unica e molto importante per quello che è il nostro turismo, anche in linea con le indicazioni che ci vengono date dalla Regione. Quindi siamo ben lieti di ospitare questo evento, come ripeto. Spero che ci possano essere altre occasioni altrettanto uniche per far sì che i visitatori vengano e apprezzino, conoscano questo patrimonio immenso.